Mara Venier ha rivelato che fino a quando li ha trovati ha indossato i reggiseni che utilizzano le suore. La conduttrice TV lo ha raccontato a Chiara Francini durante l'intervista che le ha fatto nel programma TV, Forte e Chiara. La 73enne, veneziana d'origine e romana d'adozione, ha una taglia molto, molto abbondante, la sesta. In passato aveva spiegato anche di faticare a trovare della lingerie adatta a lei. Ha risposto: io da ragazza non avevo così tanta roba. Sono arrivate con l'aumento di peso, ma soprattutto con la seconda gravidanza di mio figlio Paolo, non lo so. Aumentando di peso l'ho messo tutto qui, ha sottolineato. Mara ha anche pensato seriamente di fare un intervento di mastoplastica riduttiva. Sono andata 3-4 volte dai medici, me lo volevo tagliare. Mi dicevano: signora mia, se le tenga così. Per cui sono rimasta con questo seno abbondante, ma devo dire meno male, ha continuato. Io credo che parte del mio successo sia stato anche quello di essere una donna normale come tante altre. Ha poi aggiunto. Le è stato quindi chiesto se gli uomini ancora la fissino per il suo abbondante décolleté. Ha replicato. Alla mia età adesso no. Diciamo che prima sono stata fissata molto. In passato. Vivo di rendita su quello che è stato. Quindi ha confessato che fino a un po' di tempo fa acquistava la biancheria intima in un negozio che vendeva indumenti destinati alle religiose. Io cerco una roba che me le comprima. Io usavo i reggiseni delle suore. A Campo dei Fiori c'era una vecchia merceria. A Via dei Baullari, ha affermato. Io prendevo i reggiseni delle monache ed erano gli unici che mi contenevano. Perché le spalle le davano fastidio. NDR. Ma anche le giacche non le entravano bene. NDR, ha concluso.